Tonno, tonno, vieni, devi filmare. Ah, ok, aspetta, spieghiamo. Oggi cosa succede? Oggi tutta la round, scusate, oggi sono un po' sfasato. Tutta la round sarà su Nick che usa il coltellino svizzero in tutte le situazioni. Cioè, tutta la vita di Nick sarà gestita da quel coltellino svizzero lì. Devi far tutto con quello. Ma con questo? Con quello. Con la puntata? No, con il tuo. Perché ricordiamo, Nick gira sempre con una sciabola. Non è vero. No, gira sempre con un coltellino svizzero in tasca. Ma si può dalla legge? No, solamente quando sono lavoro, perché Frank Nicolas ha una lama in tasca. Allora, intanto denuncia subito. Intanto questa è la dimensione. Ma non è vero, che bugiardo. Ma questo è il mio. Ma che pezzo, tasca. Ma sei un pezzo di me. Allora, no, ma è questo. È venuto per 2 settimane con un coltellino grande così. Oggi fa ma vedere. Ma no, nello zaino. Ah, ok, fa vedere questo qua. Questo è quello che ho no, in ma tasca con... Sì, però di che sei? Sì, ma fallo vedere per orizzontale, se non si capisce quanto è grande. No, Nicolas, dammi qua, dammi no. qua. Mettilo a confronto. No, dall'altra parte. Cosa significa? Bravo, oh, ce l'hai fatta. Però di solito ha questo. Nick, ma non è vero! Una roba del genere nello zaino. Sono entrato in studio e Frank mi fa: comunque io sono un genio. Per cosa? Cosa fa? Ah, per gli Excel, sì. Vero? Erano lì che stavano armeggiando con gli Excel. E mi ha spiegato una formula lunghissima. Vabbè, ci puoi far vedere qualcosa con il... Sì, prego. In realtà non ho in mente un c***o. Niente, ma l'hai detto, modifico tutte le cam. Nicola sta per usare il coltellino. È arrivato il momento. No, lasciami stare. Aia, mi hai preso un capezzolo. Ci sta bene. No. Bravo. Facci vedere, Nick. Attacco la piastra. Per la piastra della macchina fotografica. No, frate, stai fermo. Cosa ma stai facendo? Niente, stai lontano. Volevo vedere. Sei un saboteur. Volevo capire cosa fosse la piastra. Ma scusa. Scusa. Questo è fondamentale. Cosa vuoi fare? A chi lo vuoi dare questo coppino pieno di gel? No. Ma non do un coppino. Ma prima Nelson gli hai dati due in fronte, due frontini di gel. Non è vera questa. Nelson sta dormendo comunque. Come sta dormendo? Nelson, devi registrare. Chiudo per bene la vitina. Col coltellino? Con la lima. Con la lima si potrebbe anche far questo. No. Cosa? Non puoi toccare il mio coltellino. Dai, non fai un attimo toccare. Oh, non ma, puoi toccare. Ma frate, ma che palla che non si può toccare mai il tuo coltellino. È come il Beskar. Ma lo usi sempre per questa cosa qua, per sì, la piastra. Sempre. E poi? C'è chi usa le monete, però mi piace usare il coltellino. Il coltellino, perfetto. E poi basta. Ricordiamolo, detenere un'arma senza dichiararla è illegale. Ma non è un'arma. Cosa posso fare? Cosa si può fare con una lima? Sbarre. Ma mi vedi in sbarre? No, non so. Non ma so mai. Cosa stai che le sbarre stai da noi lanciando. Ci sono. Da noi ci sono le sbarre. Sì. Frank ha provato a scappare una volta. Ah, sì. Non l'abbiamo ripreso col bastardo. No. Dimmi. Dov'è la colla? La colla? Io ho il coltellino di Nick. Nick, il tuo coltellino sa dov'è la colla? Lo denunci tu, Nick, per possesso di arma illecita. L'ho già fatto. Perfetto. Ah, sta per usare di nuovo il suo coltellino, perché c'hai anche il colla detector, giusto? Cos'è quella puntina? La colla detector. Devastante, l'hai trovata subito. Sì, è il colla detector. Servirebbe qualcosa di potente, tipo l'attack. Può fallimentare. Sì, può fallimentare, forse devi cambiare. Oh, c'è il tè lì, no? Ma è te. No, ma la macchina per i waffle. Che figo, ma rifacciamo una puntata. Sì. Ma invece, ma potevamo far benissimo l'episodio 2 di questa cosa. Non l'abbiamo cosa. Mai fatto. Ma perché non l'abbiamo fatto? Lo scrivo per la prossima settimana. Che cosa ti serve poi a dare spazio? Per attaccare il patacchino di gomma delle scarpe. Ok. Che mi si è staccato. No, sta fermi. Nick deve aver trovato la colla, perché la pizza che sta facendo questo verso. Penso abbia trovato la colla. No, non il patafix. Il nostro caro vecchio Nicolas ha detto: risparmiamo e compriamo solo una asta di legno. Ora la deve tagliare in due. Noi non siamo stupidi, noi compriamo una sola e la dividiamo a metà. Esatto. Che cosa? Di asta di legno. Io volevo comprarne due, lui ne ha voluto comprare una e poi dividerla a metà per risparmiare. Ora se la deve tagliare col suo bellissimo coltellino che secondo non fallirà, vero? Io utilizzo il giorno. No, io con questo qua ci ho fatto una cosa assurda. Cioè? Ho intagliato tutto un bastone di legno sì, per mettere. Ma va, io vorrei farvi vedere. Scusami, ma quando abbiamo cioè, fatto. Hai il... capito quanto spesso? Adesso quando abbiamo fatto il video con. Della falegnameria, sì. Avevamo le seghe, sì. Era intagliabile, esatto. Non so come infatti... veramente? Capito, ma quanto ci metti? Questo è uno spoilerone, voi non potete vedere. Sarà esattamente questo il test, non guardate. Vado a fare del dribbling. Bravo. Se poi arriva a metà. No, frate, ci metti 20 anni, secondo me. Lo sai che Nick arrampica? Col coltellino svizzero? Voglio saperlo. Ah. Cioè, ha tipo un piccone incorporato dentro. Sembra un botto Pinocchio. Cos'è che ci avresti intagliato dai con questo? Oh, però sai che. Ma è una gran lama questa. Guarda, si sfonda. Porca. E questo è il mio, Nick, per piacere, stai attento a quello dietro. Questo è il mio personale. Che è uguale a quello che abbiamo preso per la puntata. Sarà tosto vedere se vincerà questo il seghetto. Dai, cosa dici? Questa devo dire che è proprio una gran lama. Poi ricordiamo che questi due non sono neanche riusciti a usare due seghe. Nick dimostra che ce la puoi fare. Alla fluida.
Scusami, ma ti è mai capitato di usarlo in situazioni di emergenza totale, cioè proprio di sopravvivenza? Ci devo pensare, ma direi di sì. Qualcosa ha sgozzato un chupacabra. Dice, cioè, sgozzato un chupacabra? No, perché non sono ancora mai andato in posti dove ci sono chupacabra. Ah, ok. Però non pensavo che avesse sta lama così. Pensavo l'avevo sottovalutata. No, è un signor. Anche perché è bello spesso questo. Anche se ho tagliato un dito. Ma perché ti sei ciullato una bottiglia di? Mi sa che abbiamo dei problemi, eh? No. A quanto pare non è infallibile quel pezzettino di. Perché dovete sapere che io ho insultato un po' di volte mica per il suo coltellino. Pare che ti stanno venendo dei muscoli nelle mani. Fa vedere che mani varicose che è. Madonna. Mica non sei neanche a metà. Aspetta, ma che è a metà? Guarda, lo sto attaccando da tutti i lati. Vuol dire, mi ha avuto il varicocele. Mica, siamo qua da mezz'ora, noi dovremmo anche girare. Sta zitto! C'è un botto di roba da fare, non ce la farai mai. Non si arrende, non sa come fare. Ah, che altro, magari stai tipo limando tutta la lama. Infatti la stai scalfendo. Ma era tutta? No. No? Ecco, adesso no. Hai fatto venire la paranoia. Ma a che punto sei, Nick? Ma non sei neanche a metà. Ma sei arrivato. Ma dove sei arrivato? Cosa stai per fare? Cosa stai per fare? Cosa stai andando a fare, Nick? Nick? No! Infatti non avevo sentito bene prima. Ops, Nico, ho perso. Non ho filmato mentre tu ce l'hai fatta. Scusa, non ho premuto il beep. Nick ce l'ha fatta. Sul serio? Grande Nick. Sì, ho. Non. Scusa. Ma adesso è partito, eh? No, ora è partito, ora è partito. Scusa Nick, non ho filmato niente. Ma cos'è la mia vita? Ma perché? Ma poi pensavo di. Cioè, ti giuro, è stata tipo una registrazione di 15 minuti che abbiamo perso. Nick ce l'ha fatta! Hai perso tutto! Sì, sicuramente tu che riesci a tagliare il legno a metà, con Nesson che ci salta sopra, l'ho perso. Ho perso anche te che ti aiutavi con un seghetto perdendo la sfida. Ho usato un martello, non ho mai toccato seghetti. Ha dato un martello, una sega e un cacciavite. Non è vero! Tornano al coltellino piccolo. Ah, allora, si torna qua alle censure. Questo è per chi lo volesse sapere, sono delle Cnusa. Nick sta censurando. Ah, stai usando le tue forbicine, ma esatto. Sono scassissime. Non è vero, orrendi. Non è vero. Sicuramente non sono ideali per questo. Ok. Però in realtà sono ottime per fare piccoli lavori. Per esempio, tagliare dei fili, tagliare delle cose tipo pellicine. Delle mutande. Le pellicine lo uso un botto. Perché sono estremamente precise e affilate. Quindi sì, puoi fare delle cose così. Affilate, che sono delle forbicine fatte di burro. Tu sei un burro. Vabbè, hai capito, tagliare dello scotch. Ma no, questo ok, però. Cosa c'hai tagliato in vita tua? Ci ho tagliato. Cordoni ombelicali. Sì, una volta ho fatto partorire un bambino. Quindi i forbicine funzionano male? Funzionano da Dio. Ti devo andare a prendere le forbici vere. Non è che fai come prima che appena spengo la camera tiri fuori le forbici vere. Non è mai successo. Per causa delle mele, non Nicolo. Io sono allergico alle mele. Nick, mi sembra un po'. Insomma, potresti stare anche al tuo posto. Io avevi già la round dedicato. Come un boy scout, veramente un boy scout. No, e. Ho paura. È veramente cosa forte. È che secondo me il cacciavite del tuo coso è troppo piccolo. Sei sicuro, Nick? Fa tutto. Però io sono scarso, cioè non è che sono veloce. No, come sei scarso? Hai detto che sei un esperto, adesso non tiri e tirare indietro. Però nelle cose più di precisione. Sembra Sanpei. Oppure quelli i tipici scout che muoiono dopo 2 secondi. Sì. Vabbè, buona fortuna, Nick. Nick è una cosa è una cosa tristissima. Nick è finito. Nick l'hai montato tutta storta. Non sbagliato il verso. No, non hai solo sbagliato il verso, è proprio sbagliato è che il tuo coltellino è un po' una ciofeca, come si direbbe non qua. Sono d'accordo. Ho sbagliato il verso, questo lo ammetto. Mi sai un No, il mio coltellino. Pensavo perdessi in tutte le sfide, adesso invece ti sei dimostrato un umano molto intelligente. Hai questa convinzione che io sia poco pratico, ma io non sono poco pratico. Infatti sei stato bravo. Siamo a fine giornata, comunque vedremo altre abilità del coltellino multiuso di Nick. Far vederli sopra, ma sei scemo. Oh no. Nick mi ha detto: vieni con me che ti faccio vedere come apro un pacco col coltellino. Quanto sì. È utile. Prova a censurare col tuo c***o di coltellino quella roba lì. Vuoi? Sì, ma non te le posso dare io le idee, scusa, te l'ho data io. Perché c'hai anche la penna? Certo. Ma che c***o dici? È la stessa del quello che ti trova la colla. Ma fammi vedere. Fammi vedere la penna. Aspetta. Ma stai mentendo palesemente. Bella Pingu. Bella Pingu. Ricordiamo che Pingu sta facendo un'occupazione dello studio che dura da ben 4 giorni. Sì, e secondo me sta davvero occupando lo studio, però non ce l'ha ancora detto. Sì, contro che diritti? La perfetto. Ok. Ah, penso che sia comunque questa una forma di protesta, sì. Ci sta. Vai pure a occupare Pingu. Dipende dove la fa la cacca. Sì. È vero. Però direi che qua non l'ha ancora fatta, quindi a posto. Fammi vedere la penna. La penna è questa. No, vedi che la faccio, la mostro. Ma che figa, Nick. Fighissima. Sì. Non pensavo che il tuo ce l'avesse. Bello. Perché quelli con l'esterno in plastica ce l'hanno, quelli con l'esterno invece in alluminio non ce l'hanno. Ma tu hai visto il tizio che fa i trick con il coltellino? No. Dopo te lo faccio vedere, pazzesco. Inizio a fare questo. Come hai fatto a rifarlo? No, viene solo una volta. Ah, ok, che bello. E grande classico, apri pacco. Cavolo, però questo è utile veramente. Devo ammettere che questo te lo invidio perché tutte le volte non trovo, devi cercare le forbici e tutto. Invece con il coltellino, vabbè, sempre te lo stavi per piantare in un occhio. Dettagli. Non ho notato. Bravo. Se vai liscio così, bravissimo. Il rischio è quello di sbragare quello che tu hai comprato. Vero. Adesso
tu stai facendo un video sul coltellino, non sul... No, è vero, sul tuo... Però penso che la gente a casa se lo chieda. Alla fine vedranno. Un vestito da poliziotto? No, quello l'ho preso l'altro giorno. Ah, ok, ok. Sta un po' fallendo il coltellino. Devo dire eh? Che l'hanno impacchettato molto bene, per fortuna. Ti vedo un po' in difficoltà, ragazzo. Sta zitto! Ma che scatola è? Ah, sì, sarà proprio la scatola. Che... Sì, sì, non farà col coltello. Madonna, me lo stai, mi stai per tranciare non la mano. Non è vero. Oh. Fa vedere. Una gigantesca tavola di cioccolato. Polistirolo. Polistirolo. È un marginatore. È un marginatore che serve a... Serve per piazzarci i fogli per stamparci nella camera oscura. No, allora non ci interessa. Grazie, non Nick. Interessa. Ma che scena è? Ma Nick, cosa stai facendo? Tu dovresti usare il coltellino svizzero. Non dovresti farti massaggiare i piedi. Prima hai chiesto, ti posso fare uno stretching alle gambe? Ma cosa gli sta facendo? Cos'è la cosa a ovetto? Non l'hai visto? No. Era tutto ad ovetto. Ma ti stai rilassando, Nick? Ti piace? Sì. Va bene.